Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX. In questo nuovo video sono qui su ritornato su Gran Turismo 2 e sto per completare di nuovo la Liga qui. Dobbiamo prendere un'auto più potente. No, questa, perché cazzo clicco giù e vai sopra, cazzo. No! Ok. Allora, questa è 286. 286 HP, potrei fare le gare più ultimate, quelle che spaccano veramente i culi. 286 HP, 345. No, potrei fare il campionato giapponese, questo qua, Midfield, cazzo si chiama lui. Però questa qua di classe A, spero di non fallire, se no mi toccherà perdere un'altra puntata per altre gare così. E io vorrei finire subito la serie, vi ho detto già, non perché non mi piace, ma perché perché devo finirla subito, che ci avrò anche altre serie da fare. Vedo che lo schermo si è spostato un po'. Allora, l'ultima puntata vi avevo promesso che vi avrei raccontato un'accusa. Vi avrei raccontato la mia esperienza con la Honda NSX, però il modello modificato. Allora, Gran Turismo 1, età 4 anni, ancora c'avevo la vecchia casa, mi ricordo, ancora vivevo una vecchia casa. Piangevo, ragazzi, piangevo perché volevo comprarmi il modello speciale della Honda NSX, quello da corsa. Naturalmente, non avendo soldi, cosa facevo? Facevo sempre la stessa gara. Vi ricordate la prima gara che feci nelle prime puntate? Beh, quella là, immaginatela, fino ad arrivare a 500.000 crediti. Cioè, guadagnavo 500.000 gare, perché ogni volta che arrivi primo guadagni 1.000 in quella gara lì. Quindi ho fatto 500.000 gare a quella lì. Cioè, e poi certe volte, non contare i fallimenti che facevo, arrivavo secondo ogni tanto, non so come, c'avevo una macchina ultra potente. Facevo sempre la stessa gara per onde evitare di perdere contro le altre gare, per non perdere tempo. E ero arrivato a comprarmi quell'Honda NSX, quella modificata da corsa, finalmente io tutto fiero proprio a cambiare colore. La presi di colore è rosa, stava in rosa o dorato, la presi rosa. Feci come la presi, la provai sul Trial Monza, ossia la gara che abbiamo fatto l'ultima volta, quella contro le Mini Cooper. Come feci dalla partenza, come feci la prima curva, non riuscivo a controllarla. Io proprio misi le mani nei capelli, spensi il gioco del mio senza salvare, mi ricordo ancora. Misi nel letto e piansi una notte intera, ragazzi. Piangevo tantissimo perché non avevo preso la Honda NSX. Cioè, l'avevo presa in senso che non riuscivo a portarla, a guidarla. E piangevo, li chiamavo mio padre. E mio padre: papà, come cazzo si fa? No, ma non dicevo come cazzo si fa, naturalmente. Come si fa? Non riesco a portarla. E piangevo. Alla fine buttai il disco. Gran Turismo 1, lo spezzai e lo buttai. Proprio, mi ero rotto veramente i coglioni. Cioè, no, ragazzi. Cioè, uno che si fa il culo tanto e poi deve perdere così. Cioè, no, deve perdere, non riesce a controllare. Che sarà che adesso sarei pure riuscito a portarla. Però ero piccolino, cioè, che cosa volete? È vero che ero già un mostro, però non tantissimo. Cioè, allora non riuscendola a portare, cioè, piangevo, ragazzi. Non potete capire. Uno dei giorni più brutti della mia vita. E dopo questo racconto siamo ancora primi. Ecco che qua fa una sbandata, un drift. Cazzo, non voglio perdere. Non devo perdere. Cazzo, parti. Porca Eva. Porcaccia ladra. Devo perdere il video a cazzo adesso. Porcaccia Eva. Devo rifare. No, la rifaccio la prossima volta, raga. Che cazzo però. Porca madosca. Voi dite, perché non cancelli il video e lo rifai? Col cazzo, vi devo rimettere a raccontarvi tutto da capo. Ma che siete pazzi? Almeno cercherò di superare questo, no? Nemmeno. Vaffanculo, va. Porco cane. Ma porca miseria. Cioè, dai, raga. Ma che cazzo si fa? Come cazzo si fa? Ho parlato. Era meglio che mi continuava a raccontare. Sì, 300, guarda. Uffa. Era meglio che continuava a raccontare. Andiamo nella Lega Italiana, vediamo che cazzo posso fare. Anche la Lega Francese c'è da fare. Comunque faccio quella italiana, vediamo. Sesto, come cazzo si fa? 295. Roma City corso questa qua. Mamma mia, City, città. Capital City, Manchester City, Roma City.
Allora, 50 fps va il gioco. Spero di non fare cazzate come prima, cioè. Allora, abbiamo le Lancia Delta, l'Alfa Romeo, la Fiat Coupé e una Fiat 140. La Fiat, l'Alfa Romeo 147. Abbiamo dei bestioni di veicoli, cioè auto che hanno fatto la storia. La storia delle autovetture Italia, cioè auto che hanno fatto veramente la storia. Ho due Lancia Delta, una HF integrale e l'altra la Evo. Lancia Delta Evo e Lancia Delta HF integrale. Sono sempre dello stesso anno, solo che la Evo è più figa dell'HF. Infatti la Evo è quella con lo spoiler posteriore, più bassa. La vedrete dopo se ci supera, spero che non mi superi. Però che cazzo, non devo fare cazzate adesso. Non devo fare cazzate, per piacere. Non devo fare cazzate. Se proprio devo fare la cazzata, devo fare queste curve qua. Questa curva che arriverà ora. La potrò fare, però tanto posso recuperare facilmente con questa curva. Perché ci sarà ancora tre quarti di gara. Non ci vuole niente recuperare, però. Dai, sono rimasto veramente di merda, sono rimasto. Sto facendo bella figura così, invece ho perso. O la farò quando fuori onda quella gara. Oppure la farò in onda, perderò una puntata apposta apposta per quella gara. Apposta apposta. Per quella gara così. Sono rimasto di merda. È stata una rimanenza di merda proprio forte. Ma che sto ancora con le gomme da sterrato? No, siamo su strada. Non le devi mettere le gomme da sterrato. Poi vado a vedere le impostazioni. Allora, qua c'è la fontanella di Trevi qua. Fiat Lancia, Gran Turismo 2. Ok, non mi fare cazzate, non, questa curva, questa mi fa paura, sta curva. Guarda, guarda, proprio fieri si mettono da dietro, guardali. Mi fanno paura, mi fanno paura. Vai, accelera. Mai accelerare in curva, però in questo caso bisogna farlo. Oddio, mal di gola mi sta salendo il mal di gola. 1,45.237, il tempo giro. Il mio record quant'è? Non c'è ancora un tempo record? Non c'è ancora un tempo record. Ok. Sentite rumori ogni tanto che mi sto muovendo dalla sedia. Il mal di testa e il mal di gola portano a questo. 100 metri, 50 metri, 25 metri. Mamma mia, che cazzo di gioco, cazzo, cazzo. Vediamo la città in PNG fatto in qualche formato piccolissimo per le vecchie fotocamere. Però ringigantito così. Fai la curva bella, bravo. 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 Allora, 0,44. Popopopopopo. 25 fps. 2,41 e 42 il tempo totale. Mamma mia. Allora, ragazzi, qua non devo fallire. Qua no. Devo fa-fa-li-re. Anche quelli là c'hanno dei bestioni di auto. Ora io, Silver DX, non so se finendo questa gara riceverò un premio in vettura o solo premio in denaro. Oppure premio denaro e vettura. Questo non lo so. Perché se non sbaglio finendo. Cioè questo così finisco la Liga Italiana con questa gara. Ora non ricordo molto bene. Non superatemi. Non superate, non stupratemi. Non stupratemi. Mamma mia, vedo il serpentino piccolino piccolino sulla minimap. Ok, sono andato primo. Senza fare qualche fail. 207.72 km/h andiamo. Allora, Delta HF. Ah no, è Delta HF integrale Evo, è quella speciale che è arrivata ultima. E Delta HF integrale normale, quella normale. Allora, 5000, vediamo. Auto? Niente. Niente, nessuna vettura. Anche finendo questa lega, nessuna vettura. Forse nelle leghe più avanti, le righe, più quelle più avanti. Allora, di nuovo devo fare la terza gara. Oh, qua la Lega Italiana l'ho finita. La Lega Campionati Nazionali USA non la posso fare perché l'auto è troppo spaccosa. Potrei fare quella inglese? No, col cazzo. Potrei fare quella tedesca. I tedeschi, tedeschi, tedeschi. Allora, qua cos'è? 295, 246, 295, 295. Ah sì, dai, facciamo questo. 295 Tahiti Road. Tahiti a Tahiti. Perché mi hanno messo una gara francese? Ma forse perché non c'erano gare francesi. E mi hanno messo Tahiti, mi hanno messo le isole Tahiti. Allora,
controllato francesi, mamma mia. Abbiamo una Renault Clio super speciale, una Peugeot 405 ancora più speciale. Poi ci sono io con l'auto spaccaculosa. Abbiamo anche una Venturi Atlantique, non lo so dire francese, ma è un'auto sportiva francese che non ha fatto così gran successo che sperava. Oh, una Renault Megane e due Peugeot 405, quella gialla è proprio il top, mamma mia, è il top dei top. E sbatte, proprio fiera, sbatte a Total. Perché cambiano sempre gli sponsor? Prima non era Total, era Golf l'altra volta. Oddio, sono cambiati Michelin, sono cambiati. Era Golf nell'episodio precedenti. Era Golf, ora è Total. Gran Turismo 2. Sto leggendo Michelin, non era Michelin. Era Advan l'altra volta. Era Bridgestone, che cazzo era? Gran Turismo 2. Cioè, cambiano, bello che cambiano però gli sponsor. Mi piace sto fatto. Ma qua dovrebbe essere scritto Advan. C'è scritto Gran Turismo 2. L'hanno cambiato gli stronzi. No, no. Ma che cazzo fai? Ma che cacchio fai? Sta macchina di merda proprio. Gira senza fallire. Curva della Madonna. Non devo fallire in questa gara. Allora, stiamo facendo 1.24 il tempo giro. Questo sarà il tempo record. No! Cazzo. Ora mi viene addosso quello là. E le solite puttanate quella. Non vedo l'ora di finire. Non vedo l'ora di finire, ragazzi. Non vedo l'ora di finire. Total. Mi piace questa gara leggere tutti gli sponsor. Avete visto che quest'auto per fare la retromarcia c'ha le luci bianche che sono proprio enormi. Cioè quando si deve fare la retromarcia, cioè proprio si illumina tutto. Andiamo in modalità Silver DX, cosa che non dicevo da molto tempo. E dobbiamo cercare di... No, sta un altro che mi supera. Questi si coalizzano. Va uno da superarmi, no, esce poi quell'altro dall'altra parte. Vai. Oh! Cazzo, non devo perdere. No, non voglio perdere, ti prego. Perché? Che bassa definizione di merda. No, vi prego, non voglio perdere, vi prego. Vi prego. Non devo perdere pure sta gara. Sta gara. Giri. Gira. Vai, che forse l'ho vinta. Forse se non esplode adesso il monitor l'ho vinta. Se non esplode... ok, ho vinto, dai. Il tempo record non l'ho fatto, naturalmente, perché non lo so qual è il record qui. Sì, 2.42, buon tempo, buon tempo. Me lo devo segnare. Allora, 50-41 fps. Dai, sta macchina mi sta piacendo. Allora, abbiamo fatto le tre gare, ora dobbiamo fare le tre patenti, le tre esami di patente. Come niente, mamma mia. Continuo. Le patenti. E comunque andiamo a fare le patenti. Patente IB, cioè dalla quando facevamo la B siamo arrivati all'internazionale B. Pratica serie di curve 3. Mustang SVT Cobra, anzi, cazzo, questa fa male. Questa fa male. Mustang SVT Cobra. Questo è un cazzo di mostro, però fa male. Mamma mia come gira. Madonna, lezzo proprio. Ok, fatto. Cioè, in pratica quella sarebbe una discesa questa, ora l'ho capito. Peccato che non si può gareggiare in questi circuiti, mi piace. Di poco potevo prendere l'oro, potevo prendere l'oro, l'argento. Silver DX. Peugeot 106 1.6 Rally. Bella, questa è bella. Quando la modifichi diventa un cazzo di mostro. Diventa un cazzo di... No, sta gara no. Questa no. Questa no. Questa no. Come vai a sbattere a questa, perdi. Aiuto. Aiuto. Oh, cazzo. 19, 20, 21. Vaffanculo. Oh, cazzo. Perché sono andato a sbattere. Fallimento. Madonna, sta gara no. Sta gara no. E cioè, chi ha guadagnato l'oro a questa gara? Io il massimo che ho fatto in questa è l'argento. Allora, gli esami della patente sono molto facili, tranne questo. Questi sono gli esami più brutti.
La rifaccio. No, ho sbagliato, cioè. Che non devi girare troppo. Il problema è che non puoi girare. Non puoi non girare troppo. Così, cioè, con questo joypad qui. Con questo joypad qui. Una. Madonna. Faticoso. No! Fa perdere tempo. E poi se vai a sbattere troppo forte, perdi pure l'esame. Allora, 18, 19, 20, 21. Sì. Ce l'ho fatta. Calmi, non è successo niente. È solo guadagnato il bronzo. Nuovo record, le solite stronzate. L'ultima, dai. Ah, questa invece dovrebbe essere la stessa, però con una macchina più potente. Ti prego, no. Ah, no. Questa sarebbe la macchina mia, avete presente quella rossa? Però, il modello GTR, vedete quanto è figo? Bellissima, non è che cambi di molto, solo che è questo, il modello GTR è quello firmato, cioè quello per di classe, guardate, cioè. Che stile proprio. Più grande poi come veicolo, quella mia piccolina. 20, dai, potevo prendere l'argento, dai. Esce ora e poi diventa argento. Sì, vai. Beh, questo modello mi piace. Ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto. E ricordate di lasciare un'iscrizione. E ciao a tutti, ragazzi. Ciao.